e bentornati sul canale. Oggi sono qui a proporvi un makeup tutorial ispirato ad uno dei look secondo me più belli dei recenti Met Gala che si sono tenuti appunto qualche giorno fa negli Stati Uniti. Il Met Gala, per chi non lo sapesse, è un gala dove tutte le più grandi celebrità del mondo si riuniscono per sfoggiare degli outfit molto artistici, ricercati, e ogni anno c'è un tema diverso. Quest'anno la tematica ruotava attorno al concetto di sacro e profano, quindi c'erano moltissimi angeli, creature oscure e molte lacrime, molte appunto iconografie cristiane, eccetera. E il look makeup di Gigi Hadid nello specifico mi ha molto colpito. All'inizio non ci avevo tanto fatto caso, dopo però, guardando delle foto che mi sono state sottoposte per un lavoro, ho detto però questo look è bello, lo voglio rifare. È stato interamente realizzato con una collezione di Maybelline che uscirà a breve, appunto targata Gigi Hadid, e ovviamente non essendo ancora disponibile io l'ho riprodotta utilizzando degli evergreen che purtroppo non utilizzo a dovere perché non ne ho mai sempre l'occasione, e sto parlando delle due Vice di Urban Decay, che sono entrambi dei regali a cui sono molto legata, e quindi ho deciso appunto di utilizzare diversi colori presenti all'interno delle due palette per riprodurre questo trucco. Ovviamente la particolarità di questo makeup è sicuramente la presenza di queste, diciamo, feritoie, di queste lacrime, diciamo per così dire, e la cosa oltretutto che mi ha colpito è questa alternanza di colori caldo-freddi, che veramente trovo che sia magistrale, che stia veramente benissimo a tutti e che sia veramente una delizia per gli occhi. È un trucco facilissimo da fare, veramente questa volta non voglio sentire scuse, lo dovete rifare. E se togliamo appunto questo dettaglio di questa lacrima glitterata, è veramente un trucco elegante, sfruttabile e tranquillamente, insomma. Io quindi non parlo più e vi lascio al video. Allora, come di consueto, opacizzo, preparo la mia palpebra utilizzando questo correttore di Benefit che si chiama Boeing. Dalla Vice Reloaded, che è questa palette qui di Urban Decay, prendo questo color terracotta satinato che si chiama Gash e lo uso per andare a creare una transizione calda, concentrandomi nella parte più esterna, e poi con Anonymous lo vado a miscelare con il Brow Bone. Dalla Vice invece prendo un color caramello, questo è Bitter, questo colore qui, e lo applico a sua volta sempre nella stessa zona per andare a spegnere un po' il rosso e a caricare più di biscotto, diciamo. Nell'angolo esterno invece vado sempre dalla Vice, vado con Beat Down, che è questo colore sempre satinato, una specie di indaco, spero lo vediate perché questa palette è un po' bulky, comunque questo colore qui, e appunto con un pennello da sfumatura preciso vado a creare il mio angolo esterno. Fly. Non si capisce la mazza. Arrivati a questo punto è ora di darci dentro con i colori freddi. Ho trovato un dupe veramente perfetto di quel colore che è stato usato su di lei. Si tratta di 1985, sempre dalla Vice, la Vice 1. Lo vado ad applicare in maniera piatta, bella strong, su tutta la palpebra mobile, lasciando un po' di spazio nell'angolo interno. Per congiungere un po' utilizzo invece il colore Freak Show, questo viola desaturato invece dalla Vice Reloaded, e nell'angolo interno dell'occhio vado con un altro colore molto simile che è Asphyxia, che è questo Duochrome Lilla dalla Vice Reloaded.
che tiro un po' fuori, così, e lo vado ad illuminare, a dargli quella bella intensità, andando ad applicarvi sopra Road Stripe, che è questo bianco lilla, e Space Cowboy, che invece è un po' più glitteratino. E quindi il trucco occhi nella parte superiore è praticamente finito, se non per appunto le rifiniture, quali le ciglia finte, il mascara e questa striscettina. Per farlo potete utilizzare o un eyeliner metallizzato di un color neutro, il suo è tipo un sabbia. Io per esempio ho usato come base questo nuovo ink, come si chiama, Darjeeling, l'ink me eyeliner di Neve nella nuova collezione Tea Time, e poi sopra ci ho lavorato un po', quindi ho fatto una specie di triangolino in su e poi l'ho un po' sparso col dito, quindi do la forma con questo che non è tanto pigmentato, così anche se sbaglio posso correggere. E poi sopra ho aggiunto questi heavy metal glitter sempre di Urban Decay che avete visto nell'ultimo tutorial, per a dare un po' di sparkle. Off camera ho messo mascara e ciglia finte, indosso le Freak of Nature di Mulac Cosmetics e adesso mi appresto a terminare con voi la base viso, che ho trovato molto bella, molto interessante, voglio insomma provare a riprodurla con voi. Vado ad indossare il Total Control Drop Foundation di NYX nella tonalità Classic 10. Sto adorando questo fondotinta ultimamente. Mi piace perché è un bellissimo colore che va proprio a creare l'incarnato abbronzato ma molto naturale, dorato. Poi mi piace perché è molto leggero pur dando una bella coprenza. Come correttore utilizzo il Fit Me di Maybelline nella tonalità 10, che è leggero ma coprente, e andrò ad illuminare tutto il centro del volto. Infatti lei sembra avere veramente un aspetto molto luminoso, soprattutto al centro del viso. Vado a fare un pochettino di bronzing, di sculpting, con il Star System Foundation di Neve Cosmetics nella tonalità Dark Warm, che trovo essere una tonalità perfetta per fare o un contouring leggero, che in questo caso io farò orizzontale per andare a ricreare il viso piuttosto insomma tondo, pieno di gigi, oppure per chi appunto come me vuole fare un contouring molto molto leggero, quasi impercettibile. Adesso vado a creare quel glow che viene da dentro, diciamo, applicando questo strobe gel di Zoeva, che è un bellissimo gel che vi ho fatto vedere anche altre volte, è proprio un gel denso che se applicato dà proprio un effetto veramente stupendo, freschissimo. Guardate che meraviglia, lo applicate un po' col pennello e dopo lo picchiettate e dà un effetto molto naturale, per niente finto, è molto sottile, molto fresco. Poi appunto, come vi dicevo, lei ha questa pelle molto dewy, molto luminosa, e vado anche leggermente qui nel centro del volto. Vado poi a fare un pochino di baking per fissare il correttore, vado con la Cipria Yellow di Mulac. Vado poi a fissare il contouring in crema con questa cialda chiara ma calda di Mulac. E poi per accentuare l'illuminante vado con questo di OPB, che è un oro rosa molto delicato e dà un bellissimo effetto semi bagnato, e voglio metterlo sopra lo strobing gel per accentuarlo ma per conservare comunque quell'aspetto, diciamo, non eccessivamente costruito.
Come blush faccio un mix tra queste due cialdine di Mulac, quindi per creare una tonalità abbastanza neutra, e ne metto pochissimo perché lei sembra quasi non indossarlo, anche se per me il blush è irrinunciabile. Mi concentro un po' sul pomello perché lei comunque ha un viso con i zigomi molto alti, un viso piuttosto corto, diciamo. Adesso che ho fissato quindi tutta bene la base sotto, posso andare a completare l'occhio. Mi riprendo i colori di prima, quindi Beat Down, il bluette della Vice. Ad arrivare ai violetti più chiari, quindi metto 1985 al centro e Asphyxia mischiato con Midnight Cowboy e Wrong Stripe, un angolo interno molto luminoso. Metto questa pastello di neve che si chiama Gioia all'interno dell'occhio perché mi piace. Applico poco mascara e poi mi concentro nel fare la lacrimuccia. E la goccia sotto la facciamo con lo stesso sistema di prima. Il trucco è praticamente terminato. Adesso vado ad applicare un rossetto nude dal sottotono leggermente neutro freddo, diciamo, un dusty rose come lo definiscono loro. E vado con Panna Cotta di Neve Cosmetics, che è un nude che ha un sottotono leggermente rosato. Ragazzi, questo video è finito, veramente è un trucco che mi piace tantissimo, spero che piaccia anche a voi. Veramente, secondo me queste lacrime sono un punto in meno, forse, se devo essere sincera. Mi piace molto di più senza, comunque è un trucco che sicuramente sfrutterò, riproporrò nelle mie occasioni, prossime avventure, perché mi è piaciuto veramente un sacco. Se è piaciuto anche a voi, fatemelo sapere qui giù nel box dei commenti e con un bel pollice in su. Non dimenticatevi di iscrivervi oltretutto al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione e vi aspetto la prossima volta. Ciao!